È la passione più forte una catena. Allora, quest'oggi in Cucina con Balù propone petto di pollo ripieno di crosta di parmigiano. Ingredienti. Prima di tutto, Petto di pollo in crosta di parmigiano. Petto di pollo ripieno in crosta. e che ho detto? Non La ripieno di crosta. passione più forte una catena. Allora, quest'oggi in Cucina con Balù propone petto di pollo ripieno in crosta di parmigiano. Gli ingredienti sono petti di pollo accuratamente tagliati dal nostro chef, poi 5 cucchiai di pesto di basilico e prezzemolo, 25 grammi di parmigiano grattugiato al momento, 60 grammi di pane o pezzetti di buccia. A pezzetti, no, poi abbiamo 60 grammi. Ho sbagliato, devo Vai, vai, rifarti. vai. 60 grammi di pane a pezzetti, poi abbiamo buccia grattugiata di limone, 2 cucchiai d'olio di oliva, sale, pepe, pomodorini ciliegina grigliati come contorno. Ok, quindi iniziamo a riempire le nostre belle fettine di Effettivamente adesso pollo, belle belle spesse, così facilmente tagliabili, con un cucchiaino di pesto. Sì, pesto. Tutte belle Allora, come si affettate. procede al riempimento di questa primizia? Le abbiamo tagliate in due, per quanto potesse essere possibile. Le abbiamo aperte e messe Oh, ma le dentro sottile. il pesto. Maronna. Ma Ma l'abbiamo tipo dei riempito e poi lo panzerotti. mettiamo qua dentro assieme a questo, a questo, Quindi stiamo parlando di panzerotti fatti di pelle di pollo, di petto di di petto di pollo, pollo, figlio da pelle. da pelle, nonno di Apollo. Pedro, beh, praticamente il meglio di Santa Fe. Maronna, Adesso ma che profumino di pesto. Dobbiamo mischiare tutto nello stesso contenitore. Il pane, il pesto, il grana e il limone. Il pesto rimanente, il grana. E il limone. La delicatezza di una principessa vengono mischiati. E di questa pozione polisucco cosa ne faremo? Andremo a fare la nostra crosta di pollo. Ottimo. Mettiamo il composto sui nostri polletti chiusi. Li prepariamo al letargo dell'inverno. Ancora pepe. Direttamente dalla terza, fatto da Laterzesi. Ok, abbiamo acceso il forno prima, Temperatura? massima 200 gradi, qui l'abbiamo messo a 220, va bene 220, e possiamo infornare Per quanto tempo?
per una ventina di minuti, anche mezz'ora. 20 minuti. In cucina con Balù. Pronto per essere pappato. Dopo una cottura di all'incirca 20 minuti.